Che ci sia una risposta in questo momento, quindi se accetta la riformula, accetta la riformulazione, va bene. Allora andiamo avanti. 105 Caparini no, 106 no, 107 Caparini accolto come raccomandazione, va bene come raccomandazione, prego, deputato. Sì, anche qui la raccomandazione è un favore che si fa a qualcuno, ma come dire, si nega un diritto a tanti altri. Anche in questo caso io vorrei capire perché la raccomandazione e non l'accoglimento pieno. Si tratta di applicare una legge dello Stato per quanto riguarda la pubblica amministrazione, quindi nel momento in cui la si accetta, cioè la raccomandazione. Sembra un tentativo semplicemente di schivare il voto, di non, un ni. Invece io vorrei un sì pieno o almeno le parole da parte del Sì, questore. allora Grazie. c'è il questore Fontanelli che intende risponderle, prego. In questo caso la raccomandazione è legata al fatto che questa è una materia sottoposta a contrattazione. Quindi diciamo, un accoglimento totale noi non lo possiamo dare. Diciamo sì, lavoriamo per questo, sperando che nella contrattazione tutto si svolga nei modi. D'accordo, accetta la raccomandazione il deputato Caparini. Andiamo avanti, siamo sempre al suo ordine del giorno 108. Anche qui c'è una raccomandazione, deputato. Andiamo avanti. 109 Caparini, accolto come raccomandazione. Procediamo. 110 Caparini, c'è un invito al ritiro, altrimenti qui il parere è contrario. Lo vuole in votazione? Sì. Dichiaro aperta la votazione sul 110 Caparini, il parere è contrario. Allora, hanno votato tutti? Sì. Scotto. Palladino. Palladino. Ha votato? No, non riesce più. No.